tanto la situazione nazionale è più caposo. La situazione è Giuffrida Cafiero. Giuffrida Cafiero e poi vabbè, c'è Scotto che ci ha avuto un. Sì, in ogni caso era squalificato, il resto siamo tutti a disposizione. Ho visto anche il ragazzino, Colombi. Sì, è la prima vera settimana che ha fatto con noi. Insomma dai, siamo contenti che sia rientrato anche lui ad allenarsi. Sì, è un attaccante poi diverso da tutti gli altri, no? Abbiamo un parco d'attaccanti ben assortito, insomma, hanno tutti caratteristiche diverse, quindi ognuno può ritagliarsi il suo spazio ed essere utile, insomma, per quelle che poi sono le proprie caratteristiche. Quindi ben assortiti per affrontare questa giornata? Ma bisogna fare una grandissima partita, è inutile girarci intorno, è una partita per noi importantissima, come lo sono state del resto tutte le altre, ma ovviamente essendo in posizione di classifica molto vicini è uno scontro diretto, quindi dovremmo avere la stessa applicazione, la stessa cattiveria e determinazione che abbiamo avuto contro l'Arezzo, contro la Propate, contro il Lumezzane, insomma con tutte quelle squadre che fino alla fine si giocheranno con noi la salvezza e la permanenza nella categoria. È una squadra che gioca da tanti anni insieme, è una squadra che si è rinforzata a gennaio con giocatori di esperienza che sono andati probabilmente a colmare le lacune che avevano, perché è una squadra sicuramente un grande gruppo, ben assortita, magari ecco, poteva peccare un po' di inesperienza. Ora invece credo che sia una squadra completa e che può dar fastidio a tutti, come del resto sta facendo. Guarda, paradossalmente facevamo delle valutazioni, no? Nelle ultime 7 partite hanno fatto 7 punti, 6 arrivate negli ultimi 5 giorni, no? Tra il mercoledì del recupero e la domenica. Eppure è una squadra che non ha mai vissuto momenti di tensione, di pesantezza di classifica, no? Credo che questo sia un po' il segreto di questa squadra. E noi dobbiamo avere dalla parte nostra la grande tranquillità di sapere che è una partita importantissima e come tale va affrontata con grande serenità, ma convinzione insomma di poter e di dover far bene. Io in questi giorni ho detto ai ragazzi, quando sono arrivato sulla panchina insomma, della Torres, eravamo a 23 punti appaiati noi e la Gian Erminio. Nelle prime 5 giornate noi abbiamo fatto 11 punti e la Gian Erminio ne ha fatto 1, no? E ora ne abbiamo fatti noi 0 e loro 6, quindi abbiamo fatto un rollino di marcia, noi 11 punti e loro 7. Dovremmo essere ben contenti, insomma, credo che 7 partite fa, comunque sia all'inizio del giro di ritorno, avremmo firmato per giocare uno scontro diretto in casa con 4 punti di vantaggio. E quindi sinceramente non vedo questa grande preoccupazione. Dispiace aver perso 2 partite sicuramente, però nell'arco di una stagione io credo che sia meglio perdere 2 partite e vincere 1 piuttosto che fare 3 pareggi che ti lasciano sempre l'amaro in bocca. Noi abbiamo la nostra mentalità che è quella di giocarci sempre la partita per vincere. L'abbiamo dimostrato sempre. A volte ci ha pagato perché siamo riusciti a vincere, a volte abbiamo pareggiato una partita che con la Feralpi potevamo vincere, perdere, alla fine abbiamo pareggiato, e altre volte capita pure che si può perdere. Contro, tra l'altro, parlo del Novara. Io ho visto un'ottima Torres che ha perso con un grande avversario, dopo è normale che certi errori con alcune squadre puoi non pagarli, a quei livelli, insomma, con giocatori di quella levatura, il minimo errore, insomma, lo paghi caro. Però io sono venuto via da Novara con un'ottima prestazione, ho fatto tra l'altro i complimenti ai ragazzi perché noi dobbiamo ripartire da lì. Ho visto un grande spirito di sacrificio, questo è un gruppo che sa sacrificarsi e che nei momenti di difficoltà, e ne ha avuti tanti, ha sempre saputo trovare la forza di reagire e combattere. Beh, questo è un momento in cui bisogna combattere. Quindi diciamo, non devi un pericolo psicologico, ragazzi, obbligati a vincere? No. Noi non siamo obbligati a vincere, noi vogliamo vincere, che è una cosa ben diversa, come vogliamo far sempre del resto. Sappiamo che ovviamente sono punti pesanti contro una diretta concorrente, però ripeto, non dobbiamo fare l'errore di caricarci troppo noi e metterci addosso delle angosce, delle cose che invece non devono far parte
di noi. Noi dobbiamo essere sempre, perché tanto vivremo sempre con il nostro obiettivo che è la salvezza. Lo dicevo all'inizio, lo dicevo dopo le vittorie, lo dico oggi dopo una sconfitta, ma non è cambiato nulla. Il nostro percorso sappiamo che si chiuderà il 10 maggio e l'unico obiettivo che abbiamo da portare avanti con tutti noi stessi, con grande dedizione, con grande voglia, perché abbiamo bisogno di questo. Dicevo una cosa ai ragazzi, noi la cosa che mi piace di questa squadra è che sono tutti giocatori in cerca di rivincite, no? Vengono da stagioni individuali e di squadra non facili e quindi credo che questa debba essere proprio la nostra arma, la voglia di rivalsa, di far vedere che questa categoria non solo possiamo mantenerla, ma possiamo fare molto di più rispetto a quello che è stato il nostro cammino fino ad oggi e quello insomma nella passata stagione. Questo deve essere il nostro sale quotidiano. Anche il fatto che due sconfitte le trasferte in quella maniera, la partita di domenica, poi di nuovo due trasferte non facili. Ma di sicuro il calendario ci ha complicato la vita da questo punto di vista, perché su 5 gare farne 4 in trasferta non è piacevole, no? Specie per noi che purtroppo abbiamo dei viaggi dispendiosi a livello di energie fisiche e mentali, perché poi sono ogni volta trasferimenti lunghi, aerei, pullman e quant'altro. Però non pensiamo a questo, ovviamente, questa è una valutazione che facciamo sempre seduti a tavolino. Ma poi noi pensiamo solamente alla gara di sabato e a quella di mercoledì, ci penseremo poi da domenica mattina quando ci ritroveremo per l'allenamento. Ecco, andiamo a questa partita di ieri. Io ho visto quella parte terra nel primo tempo e ho visto una formazione. La formazione, visto. Che dovrebbe essere, perché non era mai successo di vedere la formazione. Sì, no, l'ho fatto perché è stata una settimana particolare, che ci siamo allenati di lunedì. E giochiamo di sabato, non abbiamo avuto la possibilità, anche causa pioggia, insomma, di poter fare una settimana regolare, e allora ho voluto provare da ieri, insomma, la formazione per fare, insomma, alcune prove, provare anche delle situazioni in base al nostro avversario. Quindi ragazzi, lo sanno, sì, sì, sì. Buon aiuto a destra e Negaccio, ovviamente. Sì, 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 sì. Con Vincenzo, tra l'altro, avevamo già parlato prima della settimana scorsa, quindi era previsto che anche dovesse essere. Sì, era previsto, perché come avevo detto a voi già diverso tempo, era in grande crescita, sì, come condizione, quindi sapevamo che Vincenzo potesse presto tornare a prendersi un posto titolare. Caffiero non c'è, quindi non è venuto convocato. La logica, la conferma bassa di Palazzo. Sì. Poi Raffaele è un terzino destro, sì. Insomma, io l'ho utilizzato in più ruoli perché è un giocatore di grande affidabilità, sì. E si è fatto sempre trovare pronto, dando sempre il 100%, quindi però torna al suo ruolo di appartenenza, quello insomma che... Io ho anche scritto oggi, ho visto sportellate e tackle terribili ieri, però vuol dire, sicuramente Bruno mi dice, ma così bisogna giocare la domenica. Ma guarda, io quello... Però, è positiva questa cosa, Speriamo di sì, è quello che io chiedo ai ragazzi, perché quello che dico ai ragazzi è che per giocare al 100% la domenica bisogna allenarsi ogni giorno al 100%, con gli stessi atteggiamenti della partita, cioè non posso gestirmi in settimana e poi chiedere un rendimento del 100%, perché poi la domenica è il frutto di quello che io faccio durante la settimana, come atteggiamento, quindi io in allenamento voglio entrate decise, ma non voglio falli stupidi o cattivi, perché in partita sarebbero poi falli da espulsione, quindi alleniamoci per come dovremo poi giocare. Però possiamo dire che avremo una torre molto agguerrita, molto agguerrita, molto agguerrita, cattiva, determinata, perché sarà una grande battaglia che noi vogliamo vincere. Penalizzazioni, eccetera, saltando tutte le... Se tolgo la bella questi 5 punti al Mantova. Ma guarda, io... No, al Mantova, Monza, che troviamo dietro addirittura. Guarda, il Monza è già dietro di noi. Sì. Però è un discorso che non ci deve riguardare, ma per un semplice motivo. Perché noi vogliamo che questa salvezza arrivi per nostro merito. E ce la dobbiamo guadagnare. Perché quando arriverà sarà stato frutto di grande sacrificio, di grande coesione, di grande voglia, di tutto quello che ci abbiamo messo in questo anno di sofferenza, ma speriamo alla fine di grande gioia. E quindi senza aspettarci regali dagli altri,
quello che dico sempre a tutti i ragazzi, no? Quello, non guardiamo i risultati degli altri, noi abbiamo la possibilità oggi di guardare i nostri. Se noi facciamo i nostri risultati abbiamo la fortuna di non dover dipendere da nessun'altra squadra, e questa è una cosa che ci siamo guadagnati sul campo e che dobbiamo continuare ad avere. Quindi bisogna stare attenti, come tutte le squadre di questa categoria hanno, oltre ad avere un ottimo collettivo, hanno anche delle ottime individualità, quindi bisogna essere bravi. Una squadra che può essere pericolosa ha sicuramente dei punti deboli, quindi come dico sempre, bisogna essere bravi noi a ridurre le qualità degli altri e insomma invece a far emergere le difficoltà. Va bene. Ci siamo un po' così. Grazie. Ciao, grazie a voi per essere. Ciao, a domenica.